Per prima cosa bisogna lavare bene i limoni. Per questa ricetta i limoni non devono essere trattati, mi raccomando. Lasciamolo un pochino in ammollo perché devono essere belli puliti, eh. Potete anche usare una spugna. Limoni puliti, adesso dobbiamo ricavare la buccia cercando di non prendere la parte bianca. Un profumo divino, ragazzi. Divino. Ago e filo, prendiamo le bucce e le arrotoliamo così. Tutte roselline in questo modo e le infilziamo così. Mettetevi seduti e con pazienza fate questo lavoro. Dopo aver cucito e annodato i fili, pesiamo le scorze di limoni. Pesiamo anche lo zucchero, 300 grammi, e aggiungiamo l'acqua, 800 grammi, 800 ml. Se volete dare un tocco speziato a questo dolce, potete aggiungere la stecca di cannella, oppure il chiodo di garofano, l'anice stellato, insomma, quello che preferite. Io lo farò proprio semplice, semplice, senza niente. Aggiungiamo le scorze. Abbassiamo un pochino la fiamma e lasciamo cuocere. Fatto cuocere per circa un'ora, senza mescolare troppo per non, insomma, rovinare il rotolino. Si capisce che è pronto dal momento in cui si vede la trasparenza della buccia. A questo punto tagliamo il filo così.